si preoccupano moltissimo di quello che sta capitando, in realtà bisognerebbe occuparsene prima, però insomma il monitoraggio è sicuramente importante ed entriamo proprio nel vivo anche delle azioni che poi dovrebbero che vengono fatte, diciamo, dal punto di vista tecnico-istituzionale, ma che avranno anche a che fare ovviamente con il progetto che stiamo portando avanti. Prego, inizia Giorgio Cattani e poi Damiano Centeno. Prego. Grazie direttore, buongiorno a tutti. Adesso sentiamo un pochino più nel merito di quello che è il monitoraggio della qualità dell'aria e spero anche di interessare speriamo di interessare anche i ragazzi rispetto a questo tema. Come abbiamo detto, come è stato detto magistralmente dal dottor Romeo, la qualità dell'aria si basa su tre colonne fondamentali: la valutazione della qualità dell'aria, la gestione e l'informazione al pubblico, che sono elementi importantissimi che scaturiscono da le conoscenze scientifiche sugli effetti sulla salute e sulle evidenze di impatto ambientale, che sono poi condensate all'interno delle direttive europee che vengono recepite dal nostro ordinamento. All'interno quindi dell'ordinamento legislativo ci sono i criteri per la valutazione della qualità dell'aria e un messaggio chiave rispetto a questi criteri è che il monitoraggio deve essere basato su criteri comuni di valutazione. Quindi la prima cosa da fare è stabilire le regole del gioco nella valutazione della qualità dell'aria. Da questo punto di vista sono stati individuati una serie di inquinanti che hanno rilevanza per la salute umana ma anche per gli ecosistemi. E quindi per questi inquinanti sono stabiliti degli obiettivi ambientali, cioè dei valori limite, dei valori obiettivo, delle soglie di informazione di allarme che devono essere in qualche modo evidenziate attraverso il monitoraggio. Ma il monitoraggio è solo uno degli elementi della valutazione della qualità dell'aria. La valutazione della qualità dell'aria è un processo integrato che mette insieme una serie di elementi tecnici che comprendono anche l'uso di modelli numerici che ci consentono di avere una informazione su come le concentrazioni si distribuiscono sul territorio, informazione che dei singoli punti di misura non potrebbero darci. Ci sono degli elementi che riguardano anche la caratterizzazione delle particelle che stanno in aria, cioè sapere quello che queste particelle contengono, la composizione e la natura fisica, le dimensioni delle particelle. Tutto questo deve essere anche integrato nella conoscenza degli aspetti che determinano i fenomeni, cioè la meteorologia, l'uso del territorio e l'orografia, insieme anche a una conoscenza di quelle che sono le emissioni di questi inquinanti e quindi attraverso lo sviluppo di inventari delle emissioni che servono sia, come ha fatto vedere prima il collega, per capire nel tempo come queste emissioni, che sono la quantità di inquinanti che ogni anno viene emesso dalle varie sorgenti, varia nel tempo, ma sono anche dei dati fondamentali di input per lo sviluppo appunto dei modelli di dispersione. Parlando sempre di regole del gioco, una cosa importante del decreto 155 è quello di aver messo insieme gli attori della valutazione e gestione della qualità dell'aria, che sono oltre al Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Salute, le regioni e province autonome, l'Associazione Nazionale dei Comuni e ovviamente il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, insieme anche all'Istituto Superiore di Sanità e al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Appunto, parlando di monitoraggio, la prima cosa da fare è suddividere il territorio in zone sulla base di tutte queste informazioni di cui parlavamo prima: la popolazione, la densità di popolazione, i carichi emissivi, l'orografia, la meteorologia e il clima. Queste zone poi devono essere classificate preliminarmente sulla base della conoscenza dei livelli di inquinamento negli anni precedenti, almeno diciamo negli ultimi 5 anni.
In questo modo si perviene a una suddivisione del territorio che vedete qui in questo esempio, in cui praticamente noi sappiamo già qual è il problema da affrontare, cioè la sua gravità. Ci sono delle zone in cui l'inquinamento è più alto e delle zone dove l'inquinamento è più basso. Questa classificazione in zone si riflette poi sul monitoraggio, nel senso che dove l'inquinamento è più grave sono obbligatorie un monitoraggio più attento attraverso misure in siti fissi, mentre nelle zone dove l'inquinamento è più basso o per quegli inquinanti dove l'inquinamento è più basso è possibile un livello di monitoraggio con strumenti meno complessi, cioè meno importanti dal punto di vista della rete. A questo punto stabilire queste regole, quindi la suddivisione in zone e la classificazione delle zone, è possibile costruire la rete di monitoraggio. La rete di monitoraggio deve rispettare dei criteri di minimo, cioè avere un numero di stazioni minime stabilite per tutti i Paesi membri. Ritornando al discorso dell'omogeneità della valutazione sul territorio europeo e quindi anche nazionale, ma è possibile anche estendere questa rete attraverso l'implementazione di stazioni aggiuntive che servono ancora a un aspetto importante della valutazione. La valutazione non è solo un lavoro di tipo notarile nel quale andiamo a vedere i livelli e li confrontiamo semplicemente con i valori limiti. La valutazione serve anche per comprendere i fenomeni e capire, avere dubbi e cercare di comprendere i fenomeni è un aspetto fondamentale poi per legare queste osservazioni alla gestione della qualità dell'aria, cioè a trovare dei modi per ridurre l'inquinamento atmosferico. Quindi la rete complessiva è formata dall'insieme di queste rete minima e stazioni aggiuntive, alle quali poi si possono aggiungere delle stazioni di supporto o dei mezzi mobili qualora necessario. Da un punto di vista poi delle stazioni di monitoraggio, questo è anche un aspetto sul quale vi troverete a lavorare proprio anche nel progetto, cioè è importante anche dove mettere queste stazioni. Non vengono messe ovviamente a caso, ma si rispettano dei criteri di ubicazione rispetto alle fonti, per cui rispetto al traffico, alle industrie eventualmente presenti, e poi si mettono anche i luoghi dove sono rappresentative un po' di tutte le sorgenti complessivamente presenti a un livello di diluizione maggiore, e queste sono le cosiddette stazioni di fondo. E poi rispetto al territorio ci sono stazioni urbane, quindi nell'agglomerato urbano, e suburbane, cioè nella zona più periferica, rurali o di fondo regionale, appunto per rappresentare i livelli di fondo su un territorio ancora più ampio. La nostra rete di monitoraggio nazionale è una rete molto estesa, e proprio per i criteri di cui parlavamo prima, cioè non ci si è limitato a rispettare i valori minimi, ci sono quasi 700 stazioni di monitoraggio per circa 3.800 punti di misura, intesi come misura di singolo inquinante, e questi producono oltre 18 milioni di misure l'anno. Solo per il monitoraggio ordinario, cioè solo per quegli inquinanti di cui parlavamo prima che hanno degli obiettivi ambientali, perché poi ce ne sono di più, nel senso che vengono anche monitorati altri inquinanti che non hanno degli obiettivi ambientali, cioè dei valori limite. Dal punto di vista dell'informazione, e questo pure è un aspetto che spero che questo progetto possa incentivare nei giovani e comunque anche nelle famiglie, c'è una grande ricchezza che sta a disposizione di tutti nei siti dell'SNPA, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Abbiamo dati in tempo reale, previsioni, modelli previsionali, bollettini giornalieri, settimanali, mensili, aggregazioni e statistiche disponibili per il download, relazioni annuali e periodiche che vengono prodotte anche sulla base di obblighi di legge, e informazioni e documenti su campagne di misura ad hoc che vengono fatte quando ci sono dei problemi particolari. Qui ho messo degli esempi, ma ovviamente tutte le regioni hanno il loro sito, tutte le ARPA hanno il loro sito dove si possono raccogliere queste informazioni. In più, a livello nazionale
noi dell'ISPRA curiamo le informazioni attraverso la produzione di indicatori che ogni anno vengono popolati, di rapporti periodici, annuali e periodici sullo stato della qualità dell'aria e sui trend della qualità dell'aria. Anche queste informazioni sono disponibili sia in forma documentale che in forma di dati sul nostro sito. Adesso passo la parola al collega Centioli per proseguire gli aspetti importanti relativi alla qualità della misura. Grazie.